benvenuti. Allora, oggi per questa rassegna vado a raccogliere in questa magnifica macchina un personaggio veramente particolare, perché lui è un influencer. Salve! Salve! Sto facendo una storia, perché è giusto iniziare così. Eh sì, è giusto. Salgo! Tutto bene? Bene, come stai? Tutto bene. A posto. Tutto bene, mi metto la cinta perché sennò poi ci arresta. Sì, no, anche perché poi la macchina fa... Eh sì, le macchine di oggi fanno... E poi più non la metti, più cammini e più aumenta, esatto. Senti, ma io cercavo di spiegare, insomma, noi abbiamo fatto delle collaborazioni, delle cose come dei nostri fan, ma perché in qualche modo ti piacciono i Terra Rossa? E come li hai conosciuti questi Terra Rossa? Abbiamo visto la prima volta a Borgo Ignazia e devo dire che, cioè, nonostante sono abruzzese doc, mi avete colpito, è la verità. Ma la Puglia e l'Abruzzo sono molto vicine come sai, secondo me, perché? Per la transumanza. Vero, ci sta. Perché i pastori abruzzesi scendevano e poi risalivano, quindi stavano un periodo veramente lungo in Puglia e poi risalivano su. Quindi c'era questo contatto, c'è sempre stato un contatto fra le due regioni, anche nel dialetto ci sono molte assonanze. Senti, la canzone che ti piace di più dei Terra Rossa, che, oppure c'è, se c'è un brano, qualcosa. Ah, c'è quella, quel momento dove tu fai quella roba là. Il brano è O Sarracino. Ecco, che ci sta, che perché è un brano napoletano. E tra la Puglia e l'Abruzzo ci sta la campagna. Assolutamente sì. E quella cosa di quella è una cosa che in qualche modo ho rubato a Giovanni Imparato, che è il percussionista dell'orchestra italiana di Renzo Arbore, e Gegé Telesforo, che faceva tutti gli scherzi, che è un altro musicista di Renzo Arbore che fa parte della mia infanzia. Gegé Telesforo. Ah, ecco, questo avete inciso così? Ragazzo, ecco qua.